Cioè, tutti, solo un super empatico può dominare un narcisista. Ecco come. Allora, prima di affrontare il tema, però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok e su tutti i miei canali YouTube, dove è possibile anche abbonarsi. Ma veniamo al tema. Solo un super empatico può dominare un narcisista. Ecco come! Allora, intanto dobbiamo capire che il super empatico, partiamo dall'empatia. Ovviamente l'empatia, come tutti sanno, è la capacità di mettersi nei panni delle altre persone. Quindi, diciamo, le persone empatiche sono caratterizzate da, ad esempio, onestà, gentilezza, capacità di percepire le emozioni, la sintonia, insomma. Quello che è, però, purtroppo hanno gli empatici standard, diciamo, chiamiamoli così, l'empatico standard, è quella che hanno bisogno proprio, si aggrappano alle persone che in qualche modo tendono a manipolare, quindi tendono ad aggrapparsi al narcisista, tendono talvolta a diventare codipendenti. Hanno delle buonissime caratteristiche, gli empatici vanno benissimo con tante persone, ma quando incontrano perché sono persone normalmente anche abbastanza umili, oneste, una buona morale, sono buoni ascoltatori, hanno tante capacità, però tendono, insomma, ad aggrapparsi alle persone che in qualche modo li fanno sentire in colpa e quindi sono soggetti alla manipolazione del narcisista. Il super empatico potrebbe addirittura diventare codipendente dal narcisista perché il narcisista è abile nella manipolazione. L'empatico norma standard, è molto sensibile al senso di colpa. Se lo fai sentire in colpa, lui, per non sentirsi in colpa, è disposto a fare delle cose, quindi a diventare, tra virgolette, dipendente dal narcisista, ad accettare le manipolazioni del narcisista. E quindi talvolta ne viene abusato dal narcisista stesso. Invece il super empatico chi è? Il super empatico è, diciamo, un empatico che ha molta energia, è una persona che non è codipendente, non si alimenta dell'energia degli altri, come ad esempio fa l'empatico, ha la capacità di percepire le emozioni, ha la capacità di essere solidale, diciamo, con le persone, ma non confonde mai la lana con la seta, non confonde mai la crusca col grano, ha la capacità di distaccarsi, di mantenere il distacco dal risultato e quindi è completamente insensibile al senso di colpa. Non gliene frega niente del senso di colpa, non si sente in colpa. Fa con una persona quello che è giusto fare per aiutarla, fin tanto che questa persona si merita, tra virgolette, di essere aiutata. Se si accorge che la persona lo vuole spingere a fare delle cose che lui non vuole fare, assolutamente non le fa. Il super empatico non va mai contro i propri valori, non va mai contro, non abbassa mai la propria dignità. E allora qual è il salto, diciamo, come fare a diventare super empatici? Perché io sono convinto che non è che si nasce in un certo modo, noi possiamo, siamo sempre in continua perenne trasformazione, quindi proprio per il fatto che siamo impermanenti, siamo in trasformazione, possiamo migliorare, quindi ognuno di noi può diventare super empatico. Bisogna semplicemente provare a mettersi nei panni degli altri, cioè cercare di capire perché gli altri agiscono in un certo modo, quali sono le emozioni che provano, e questa è una capacità che hanno gli empatici e hanno anche i super empatici, e tutti noi possiamo sviluppare. È quella che in PNL viene chiamata seconda posizione di percezione. Nel PNL ci sono tre posizioni di percezione. Io mi metto nei miei panni, quindi sono centrato su me stesso, è quella che normalmente fanno le persone, diciamo.
Ma c'è anche la seconda, mi metto nei panni degli altri, cerco di vedere il mondo come li vedrebbe l'altra persona. E però c'è una terza posizione di percezione che io vedo anche come si svolgono, come l'altro risponde nei miei confronti, come avviene questa scena. La terza posizione è come se io fossi distaccato e osservo. Ecco, quindi il super empatico è un empatico, cioè che sa mettersi nei panni degli altri, ma sa incastrarsi e vedere come si comportano lui, diciamo, come se fosse in un film, il regista di un film, lo spettatore di un film in cui c'è la scena in cui c'è lui, c'è l'altro. Se l'altro è un narcisista che vede che ti fa, diciamo, cercare di vivere sensi di colpa, che ti fa un love bombing, magari iniziale, il super empatico, magari casca anche nel love bombing, l'empatico, magari casca anche nel love bombing, l'empatico, il super empatico no, il super empatico si rende conto di come vanno le cose, mantiene il distacco e questo lo ottieni come? Beh, sviluppando anche la capacità forte di amare te stesso, quindi immettendo dentro di te degli antidoti alle credenze negative, al fatto che tu devi dipendere dagli altri. E quindi una delle frasi che ti suggerisco è: io sono la priorità numero uno nella mia vita. Io sono la persona più importante del mondo, io mi amo e mi accetto così come sono. Io accetto me stesso e non permetto a nessuno di cambiarmi. Ecco, questi pensieri, perché i pensieri strutturano la nostra realtà, devi viverli costantemente, devi sentirli dentro di te, sono l'antidoto antinarcisista, diciamo, come c'è il siero antivipera, c'è il siero antinarcisista, che è l'autostima, ma anche la capacità di empatizzare con le persone, perché non dobbiamo mettere in atto dei meccanismi di difesa per cui non empatizziamo con le persone, perché a quel punto lì non riusciremo a vivere emozioni. Invece è bello empatizzare, essere curiosi della vita degli altri, capire che come gli altri vivono la loro vita, che emozioni provano. Possiamo imparare tanto dagli altri, ma non dobbiamo lasciarci condizionare. Quindi dobbiamo aiutare, possiamo aiutare se vogliamo aiutare, ma fin tanto che l'altra persona non ci manipola. Quando osserviamo, mettendoci nella terza posizione di percezione, che l'altra persona ci vuole far fare delle cose che non vorremmo fare, il super empatico ti fa così. Certo, ti ama, nel senso che ama tutti gli esseri senzienti, ma non si coinvolge, non accetta le manipolazioni, proprio perché tutto quello che va contro l'amore per se stesso, l'amore per i propri valori, l'amore per la propria dignità, semplicemente non lo prende in considerazione. Ma il super empatico non sviluppa neanche rabbia, neanche, diciamo, neanche, come possiamo dire, rancore. Il super empatico è una persona che sa aiutare, ma non, come dire, non si coinvolge nella situazione. Non si coinvolge nel senso che aiuta le persone. Mettiamo, un super empatico incontra un senzatetto, una persona, se può lo aiuta, cerca di aiutarlo, può indicargli, diciamo, dove può andare a dormire alla Caritas, eccetera, eccetera, ma non è che si vede il senso di colpa, questo è senza tetto, quindi io in qualche modo ne sono colpevole. No, cerco di aiutarti, ma mantengo giustamente il distacco, ma altrimenti noi non potremmo poi aiutare nessuno se ci lasciamo coinvolgere, come che ne so, il chirurgo che ha a che fare con una persona che soffre. Per dire, no, perché ha una malattia, è ovvio che se entra, come dire, certo, cercherà di aiutarlo facendo l'operazione al meglio, ma non può viversi l'emozione negativa dell'altro. Capisco l'emozione, ma non è che me la vivo, perché altrimenti non riuscirò neanche poi a fare bene il mio lavoro, no? Per dire. Quindi, chi incontra un narcisista che ti fa vivere il senso di colpa, beh, mi rendo conto che vuol farmi vivere un senso di colpa, il senso di colpa non me lo vivo. Capisco che questo avrà le sue strategie, i suoi problemi, quello che è, bene, però io non mi lascio coinvolgere da questo. Ecco, il super empatico fa questo, non si lascia coinvolgere con le persone negative, comprende
che possono avere problemi, che tutto bla bla bla, ma non si lascia coinvolgere. E questa è la grande, e questo dipende dalla stima, dall'amore che diamo a noi stessi. E questa è l'unica cosa che noi possiamo sviluppare. Una volta che c'è questo, un profondo senso di amore per se stessi, non è che servono strategie. Tu ti rendi conto delle persone che incontri, se le persone ti vogliono manipolare, farti vivere sensi di colpa, ricattarti in qualche modo. E semplicemente non accetti, esci fuori dal gioco. Perché poi con il narcisista quello che bisogna fare non è giocare il suo gioco, attaccarlo, cercare di fare qualcosa. No, semplicemente bisogna uscire fuori dal gioco, punto. Ho provato, hai queste caratteristiche, amen, non fai al caso mio, non interagiamo. Quindi uscire fuori dal gioco è la caratteristica che utilizza il super empatico per dominare, tra virgolette, il narcisista. Ma lo domini in che senso? Nel senso che non si fa manipolare. E il narcisista si sente dominato quando non riesce a manipolare gli altri. Quindi la capacità di manipolare del narcisista viene dominata dal super empatico che domina, tra virgolette, stavolta il narcisista, proprio in questo modo. Bene. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok.